Bel lavoro, meccanici! Ora la nostra officina è bella pulita! Oh! Sembra che stia arrivando un cliente! È la famiglia Camion! Mamma Camion, mamma Riciclo e Camioncina! Che non sembra molto felice! Un dentino traballante? Niente di cui preoccuparsi, Camioncina! Quando ti cadrà, potrai metterlo sotto il cuscino e al tuo risveglio troverai una moneta d'oro! Oh no! Camioncina ha starnutito via il suo dentino traballante! Oh, non preoccuparti, noi lo troveremo! Su, su, meccanici! Spiacente, Verde! Quello non è un dentino! Sta attenta, Gialla! Abbiamo cercato per tutta l'officina e non c'è traccia del dentino di Camioncina da nessuna parte! Aspettate un attimo! C'è un posto dove non abbiamo guardato ed è nello spolverino di Blu! Ecco qua, Camioncina! Ora va a casa e mettilo sotto il tuo cuscino! E noi ci vediamo presto per altre elettrizzanti avventure all'officina di Geco! Ciao! Bene, meccanici! Max vorrebbe migliorare nel salto, quindi dobbiamo dare più potenza al suo motore! Oh? Blu! Puoi andare a vedere chi ha bussato, per favore? Chi è? Spero tanto che apprezzerai il mio piccolo regalino, Geco! Che cos'è? Un regalo? Chissà chi me lo manda! Wow! Un nuovo Creak per auto! Dai, proviamolo subito! Visto che ho messo una molla in quel Creak, penso che lo troverai un po' rimbalzante! Meccanici! Grazie mille, meccanici! Ho l'impressione che quel Creak non funzioni molto bene! Aspettate un attimo! Coraggio, Max! Prova a saltare! No! No! Visto? Tutto può servire a qualcosa! Ottimo lavoro, meccanici! È così bello stare in vacanza! Io adoro il campeggio! Oh, la fiamma si è abbassata! Gialla, prenderesti altra legna, per favore? È il momento di una storia! Credo che il libro delle storie sia nella roulotte, Verde! Grazie, Gialla! Aspetta un momento! Quelli sono i blocchi delle ruote! Il che significa... Presto! Dobbiamo fermare la roulotte! Oh!
Deve esserci un modo per riuscire a fermarla! Grazie, Verde! Pernille bulloni svitati! Urrà! Ottimo lavoro, Tilly! Oh, complimenti a tutti! Emergenza finita! Sì, Verde, è l'ora della storia adesso! Ci vediamo presto! Ciao! Oh, sei arrivato un po' in anticipo? No! Meccanici! Eric è molto impaziente di essere riparato! Coraggio, dormiglioni! Dovreste essere pieni di energia, vi siete ricaricati tutta la notte! Forza, iniziamo a riparare Eric, così potrà ripartire! Cosa gli prenda oggi? Oh? Oh, hai ragione, Eric! La loro stazione di ricarica non era attaccata! Non c'è da meravigliarsi che siano stanchi! Su, coraggio, dormiglioni! È ora di ricaricarsi! Oh, scacco matto! Meccanici, le vostre batterie sono di nuovo cariche! Quindi, mettetevi tutti al lavoro! Abbiamo finito! Ciao, ci vediamo presto, amici, qui all'officina di Geco! Bentornati all'officina di Geco! Stiamo facendo un controllo a Bob il bus! Abbiamo quasi finito! Aspetta! Meccanici! Io sono ancora quassù! Cielo, non riesce a sentirmi! Meccanici! Presto! Fate qualcosa! Solo riuscissi a... Oh! Mancato! E adesso? Oh! Oh! Bella trovata!
fata gialla! Mi hai salvato la vita! È tutto ok, Bobby. Non lo sapevi e nessuno si è fatto male. Grazie per il vostro aiuto, meccanici. Ah, come farei senza di voi? Ciao! È il momento di ridipingere l'insegna, meccanici! Blu, puoi andare a prendere la vernice verde e salire insieme a gialla sul tetto? Oh, cielo! Fiona ha preso una botta sul paraurti! Forza, vieni dentro e ripariamolo! Verde, abbiamo bisogno della colla extra forte, per favore! Verde. Oh, blu e gialla devono aver preso la colla. Presto, rosso, sali subito sul tetto. Oh, povero rosso. Dovremo salire sul tetto in un altro modo. Oh, cielo! Che situazione appiccicosa. Dobbiamo liberarvi da lì prima che la colla si asciughi. Fiona, possiamo usare il tuo tubo, per favore? Non preoccupatevi, meccanici, presto sarete liberi! Ottimo lavoro, meccanici! Io e Fiona sembriamo entrambi nuovi di zecca! Ci sono mamma camion e camioncina! Perché state ferme lì fuori? La galleria è bloccata e non potete passare? È meglio dare un'occhiata. Oh, c'è stata una grossa frana! Siamo intrappolati qui! Non preoccupatevi, ho la mia cassetta degli attrezzi! Ci serve un attrezzo molto più grande! Anche Tilly riesce a spostare la roccia. Adesso come faremo ad uscire? Quasi all'officina, meccanici! Wow! Qualcuno sta lasciando rifiuti lungo la strada! Ce ne sono tantissimi! E mamma riciclo non sembra contenta! Andiamo! Se seguiamo la scia, scopriamo chi li sta lasciando! La scia va a sinistra! Oh, è Dylan! Il cavallo!
camion dei rifiuti! Con il portellone rotto sta perdendo i rifiuti! Ma la musica è così alta che non se ne accorge! Meccanici! Bisogna abbassare il volume della musica! Risolviamo la situazione con il riciclaggio! Utilizzare le cose usate è un vantaggio! Dylan! Dylan! Il tuo portellone è rotto! Ma non preoccuparti, lo aggiusterò io! Mentre mamma riciclo e i meccanici smistano i rifiuti! Fatto. Come va la raccolta differenziata? Noi ci vediamo presto per altre avventure all'officina di Geco! Dylan, fa più piano! Siete bravissimi meccanici! Oh. Oh, per tutti i cacciaviti a croce! Sembra che qualcuno stia piangendo! Oh, guardate! Ci sono Max, il Monster Truck, e sua sorella più piccola, Molly! Andiamo ad aiutarli! Ciao, Max! Ciao, Molly! Ah, la giostra girello non gira più! Tranquilla, Molly! La faremo girare di nuovo! Guardate, c'è la famiglia Camion! Ciao, camioncina! Ti serve aiuto per far volare l'aquilone? Forse mi è venuta in mente un'idea! Meccanici, ci serve un po' di olio e una chiave inglese! Molto bene, meccanici! Ora spingete! Vediamo se ho avuto una buona idea! Siete pronti, meccanici? Fate piano questa volta! Funziona! Ottimo lavoro, meccanici! Ah, bene! Si stanno divertendo tutti! Mi passeresti una chiave inglese blu? Oh? Non è una chiave inglese blu, è un cucchiaio di legno! Questa mi sembra camioncina! Mi chiedo per cosa sia così elettrizzata! Ah, le ruote di Weasel! Ha il piacere di presentarvi il suo nuovo fantastico elettromagnete! Oh, oh! E ora come si spegne? Oh no! Oh no! Il signor Weasel ha problemi calamitosi! Va tutto bene, Geco! E se solo tu staccassi la corrente girando quel bullone lì? Blu! Fermo! Un magnete attira tutto ciò che è fatto di metallo! Oh no! Meccanici! Oh, lo so, mamma riciclo! Devo staccare subito la corrente! Ma non posso usare strumenti di metallo! Ma certo! Il cucchiaio di legno! Va tutto bene, amici! Con un po' di ingegno... Vi libero grazie a un cucchiaio di legno! No,
Quell'aggeggio non funzionerà? State tutti bene? Oh, fantastico! Noi ci vediamo presto per altre avventure all'officina di Geco! Ciao! Ciao a tutti! Oggi siamo indaffarati! Camioncina e Max sono venuti a fare il cambio gomme! Ma dov'è Max? Oh, ciao Max! Svelti, svelti, meccanici! Ha battuto forte la testa! Quindi tocca a voi, blu e rosso! Sembra che abbiate confuso le gomme. Non fa niente. Tutti possiamo sbagliare. Dobbiamo solo cambiare di nuovo le gomme. Oh, non preoccuparti, Max. Presto riavrai le tue. Camioncina! Sappiamo che ti stai divertendo! Ma quelle sono di Max! Gliele vogliamo ridare adesso? Ah, brava camioncina! È molto importante restituire sempre le cose prese in prestito! Ci vediamo presto! Ciao! È Dylan, il camion ribaltabile! Cosa possiamo fare per te? Hai qualche problema con il tuo cassone? Forza, al lavoro, meccanici! Forse ho capito! Il tuo cassone si ribalta da solo? Fammi dare un'occhiata! È necessario cambiare il pistone. Abbasso la leva, così non si ribalterà più. Vado a prendere un pistone nuovo, risolverà il problema! Oh. Eh? Come ha fatto la leva a rialzarsi? Oh! Allora siete stati voi a rialzare la leva! Oh, tranquilli, avete fatto bene a divertirvi! Ora però mettiamoci subito al lavoro! Il tuo nuovo pistone è montato, Dylan! E mi è anche venuta un'idea per riutilizzare quello vecchio! Ah, molto bene, meccanici! Ho finito! Guardate che bello il vostro nuovo scivolo! L'ho costruito usando il vecchio pistone di Dylan! Odore delizioso! Forza, correte! Un kebab gratis per ogni cliente dell'officina!
Sono sicuro che così attirerò molti più clienti. Entra pure, Eric. Ah, aumentiamo la fiamma. C'è qualcosa che sta bruciando? Cos'è che non va a questo stupido coso? No! Il mio bellissimo e nuovissimo barbecue! Fiona, l'autopompa! Corri, c'è un incendio! Sì, siamo salvi! Serve il nostro aiuto per domare il fuoco! Forza, andiamo, meccanici! Salvatelo! Sbrigatevi! Sbrigatevi! Non sono io che vado a fuoco! Ops! Chiedo scusa! Il tubo non arriva laggiù! Ottima idea, Fiona! Forza! Usiamo l'estintore! Ti ho preso! Per fortuna stiamo tutti bene! Ottimo lavoro, amici! Ci vediamo presto! Ciao a tutti! Bentornati all'officina di Geco, amici! Abbiamo appena installato un sistema d'allarme di emergenza! Lì qualcuno deve essere nei guai! Svelta, svelta, Tilly, il carro attrezzi! Eric, l'escavatore! Credo abbia colpito una roccia! Guarda! Uno dei suoi cingoli è fuori uso! Oh, Blue! So che la tempesta fa paura, ma serve il tuo aiuto! Sarai coraggioso per noi? Oh, non ci arrivo! E sono troppo grosso per passare lì dentro! Oh, cielo! Ci dobbiamo sbrigare! Penso che quella diga stia per cedere! Blue è abbastanza piccolo da passarci! Molto bene, Blue! Sei davvero molto coraggioso! Oh, no! La diga sta cedendo! Sbrigati, Blue! Oh, complimenti, Blue! Hai affrontato le tue paure! E guardate! Un arcobaleno! Saluti a tutti da Geco! Ciao! Cosa? Fiona l'autopompa! Qual è il problema? La tua manichetta non funziona? Diamo subito un'occhiata! Non preoccuparti, Fiona! Ti aggiustiamo in un baleno! Prendo la mia chiave inglese migliore! Hehehehe
Cosa? Venite, meccanici! Datemi una mano, forza! Va tutto bene, Gialla? Beh, direi che il problema ora è risolto. Grazie per essere venuta all'officina di Jack, Fiona. Ciao! Ehi, ciao a tutti! Sono Jack! È una splendida giornata di sole. Così ho pensato di osservare un po' gli uccellini. Oh, guardate! Ci sono i gemelli! Barry e Carrie! Ha avuto un incidente! Presto, meccanici! Andiamo ad aiutarlo! Su, su, team di carro attrezzi! Oh. Non preoccuparti, Barry! Ti tiriamo subito fuori da lì! Blu! Adesso facciamo subito un controllo. Ma che strano! Il tuo motore non parte! Ah! Carrie è venuta a incoraggiare Barry! Davvero adorabile! Acciù! Sapevo che c'era qualcosa che non andava! Questo pesciolino deve essersi incastrato nella marmitta di Barry! Ecco perché il motore non partiva! È bello quando c'è il supporto degli amici! Ci può aiutare a guarire molto più in fretta! Il pesciolino è sano e salvo adesso! I suoi amici dovevano essere molto preoccupati! Beh, tutto è bene quel che finisce bene! Ci vediamo presto! Ciao!